Ti parlo dei titoli dei libri, naturalmente del bancale, e consente appunto a questa flessibilità di avere un alto grado di performance, come la possiamo definire, e quindi essere sempre puntuale sulle cose. Certo, non possiamo avere la palla di vetro, però uno più o meno si regola. In questo momento e per diversi mesi la politica estera sulla guerra sarà sicuramente un titolo che attira l'attenzione. E poi c'è Purtroppo sì, esatto. chiaramente tutto il discorso dell'online. Bene, no, vai No, avanti con le tue osservazioni. Vai. posso dire una cattiveria, Come eh? no? Anche due. Posso? Abbiamo No, le spalle grosse. sono contento che questo progetto possa partire. E, su Modena direi che non c'è un problema a trovare edicole, non solo della città, ma anche di paesi fuori che hanno aderito, a QR Poste. Perché almeno sono contento che lo possono fare quelli che hanno creduto in un progetto. Questo dico la cattiveria, Era perché è ovvio certo. che la sperimentazione la potrò fare solo su chi ha già aderito QR Poste, perché non vado a trovare un'altra edicola che non ha aderito. Certo. Quindi questa è una cattiveria, però non è una cattiveria perché è anche un premio Ma infatti per chi ha lo creduto fin dall'inizio a un progetto nuovo. Non a caso abbiamo parlato con Amilcare ieri, perché Amilcare è anche appunto il referente Appunto, di esatto, ma QR Poste certo, ma Servizi. ovvio. E quindi io sono contentissimo di questa cosa, anche perché, voglio dire, spero che sono convinto che l'esperimento possa andare bene. Cercherò Sì. anche di trovare qualche editore, uno ce l'ho già in testa, che posso proprio perché si parlava di Ferrari, e voglio dire, che vada bene, che si capisca che il settore del libro è uno di quelli di prospettiva, punto. Sì, Noi dobbiamo lavorarci su questo assolutamente, in assolutamente. particolare, la classe di età che riguarda appunto i bambini, su questo, Esatto, anche. questa si è posta a Bologna come priorità, Certo, certo, certo. Ma non credo che sia un problema inserire magari qualcos'altro. No, assolutamente, no. No, certo, no, quello diventa un ragionamento sugli ingredienti del bancale, appunto. E Sì, quindi esatto. sicuramente, non so, su 100 titoli, 40 sicuramente riguarderanno, i bambini e i ragazzi, perché tra l'altro, caro Giuliano, parallelamente abbiamo aperto un confronto col Ministero dell'Istruzione, per capire, per trovare un modo per fare in modo appunto che gli edicolanti rientrino a scuola, non per Cioè, studiare, ma fondamentale, fondamentale, non per studiare, ma fondamentale. Allora per ti parlare dico delle proprie questo adesso. edicole. Vai. Sul discorso della scuola, se vuoi, visto che penso che alle 11 ci sia il collega di Sì, Brescia, sì. se vuoi ci risentiamo No, anche. dai, Giusto? velocemente Ecco. fammi la tua osservazione. Velocemente, no, niente, noi stiamo provando, abbiamo già avuto il contatto tramite un edicolante che fa parte del coordinamento del Sinagis, che lavora molto anche con la scuola, perché gli edicolanti fanno anche altre cose, oltre ai giornali, hanno anche una vita privata, quindi Certo. diciamo con i genitori delle scuole, stiamo tramite lei in contatto con un memo, che è una cosa del Comune di Modena, relativo proprio a tutti i progetti itinerari vari con le scuole elementari e medie inferiori, e vorremmo il prossimo anno mettere dentro proprio tutta la filiera che va dall'autore al giornalista al giornale, come si fa il giornale, come va in edicola, il duro lavoro dell'edicolante, tutte queste cose, il valore della carta, quindi Perfetto, entrare nelle allora. scuole diciamo, da un percorso diverso, ma comunque quello del Ministero, avevo anche scritto agli edicolanti di Modena, visto che succede tranquillamente che ci siano pacchi interi di giornali che non vengono neanche ritirati dalle Esatto. scuole, ho detto, guarda, Di questo ne abbiamo il parlato. nazionale si sta muovendo anche su questo, tra le altre cose. Di questo ne abbiamo parlato al MIUR. Dunque, allora, visto che presto affronteremo un altro incontro con la segreteria particolare del ministro, se ci mandi questo progetto, perché ricalca in Mi pieno. sia ancora molto embrionale, l'incontro Ah, dobbiamo ancora fissarlo, però va bene. appena c'è, noi io te lo giro subito, non è un problema. Ok? Grazie Grazie Giuliano a e te, buona saluto giornata a e buon tutti. lavoro. Ciao caro, ciao. Ciao, 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 ciao.
Allora, con tanto ritardo questa mattina, beh, del resto il tema richiedeva un approfondimento necessario, ma continueremo a parlare di vendita di libri in edicola. Con tanto ritardo abbiamo aperto lo spazio dedicato questa settimana al Sinagi di Brescia con un edicolante, Massimo Arrigone, che abbiamo in linea e che salutiamo. Buongiorno Massimo. Buongiorno Fabio. Allora, con Massimo già abbiamo avuto un incontro telefonico pubblico qui alla radio qualche mese fa, era ancora il 2016, e così abbiamo parlato della sua attività, un'impostazione sicuramente quella della sua attività al passo con i tempi, e però sono tempi difficili, quindi capire un po' come sta andando e che cosa prevede per l'immediato futuro, cioè se in qualche modo sta pensando di modificare un po' i prodotti che offre alla sua clientela, considerando insomma che ci sono tante iniziative in ballo. Una sicuramente quella dei servizi postali con QR Poste. Mi sembra che a Certo. Brescia già c'è stata l'assemblea con Amilcare, quindi Sì. fammi capire un po' com'è andata, cosa ne pensi e così insomma, vai. Allora, è andata quando è venuto a Milcar a proporre questo progetto, è venuto all'interno di un'assemblea pubblica per tutti gli edicolanti e subito il progetto ha avuto comunque delle conferme tra i colleghi, perché ci sono stati parecchi colleghi che hanno aderito all'iniziativa. Leggevo che adesso c'è la possibilità anche di girare quello che è il discorso dei libri per farli consegnare nelle edicole, per cui è un progetto che comunque dà un po' di respiro a quello che è la nostra attività. Anche perché io ho un chiosco in periferia di Brescia, un po' anche soggetto a degli spazi che non riesce a gestire bene, perché sai che comunque sia già il prodotto editoriale che arriva è tantissimo, e già fai fatica a gestire quello. Certo. Ma comunque sia, bisogna assolutamente trovare delle alternative a quello che è il prodotto editoriale, anche per il semplice fatto che comunque sia la nostra categoria, sai, è una categoria un po' atipica, perché il giornalaio è un commerciante, Sì. soggetto a tutte le tasse e doveri di commerciante, ma poi, hai capito, deve subire comunque sia le imposizioni degli editori e tante volte anche i soprusi del distributore, no? Perché comunque se vuoi tentare di avere un buon rapporto con queste persone, devi, tra virgolette, un attimo adeguarti alla situazione facendo delle scelte alternative. Lì non puoi incidere per fare delle scelte alternative, perché penso che in un periodo come questo, in cui comunque sia tutti i componenti della filiera dovrebbero, secondo me, trovarsi e trovare un punto d'arrivo comune, gli editori riescono solo comunque a tentare di, a parte qualche eccezione, di continuare a spremere le edicole, lasciando alle edicole da sole di trovare delle soluzioni alternative. Esatto. E questo è una situazione un po' particolare, perché comunque se un commerciante non ha la possibilità di far bene il proprio lavoro, perché sei soggetto a delle imposizioni. E allora capisci che quando poi ci sono i vecchi del mestiere che non riescono a trovare più quello che è l'interesse, la soddisfazione nel proprio lavoro, no? Diventa difficile quando le tasse, i soprusi, la concorrenza che è dovuta a quella liberalizzazione che non ha senso, non ti permette più di fare bene il tuo lavoro, di trovare delle soddisfazioni, di trovare un interesse. Ci sono tanti edicolanti che chiudono, abbassano la serranda, perché in questo momento anche i piccoli problemi che devi risolvere diventano problemi grandi, che ti sembra impossibile risolvere. E allora, a questo proposito, noi del Sinanti di Brescia abbiamo da un paio di mesi cominciato a mettere in piedi un progetto che si chiama Lunedì SOS. È un progetto molto interessante, che è aperto a tutti quelli che sono gli edicolanti e tutti quelli che sono iscritti al Sinagi, anche perché con questo progetto noi intendiamo dare una mano concreta a chi ha problemi, nel senso, ma anche al di là della Bolkestein, problemi generali, ma anche problemi proprio personali di rapporti con l'agenzia, piuttosto che situazioni di pagamento. Per cui noi tutti lunedì pomeriggio, in tre o quattro colleghi del direttivo del Sinagi di Brescia, ci troviamo in sindacato
e invitiamo i nostri colleghi per venire a raccontarci quali sono le loro problematiche. Quali sono i loro problemi reali da affrontare tutti i giorni, perché comunque sia sono gli stessi problemi che abbiamo noi. Questo progetto non è che nasce solo per dare una mano ai nostri colleghi, ma anche per un discorso di avvicinare comunque la categoria di più al sindacato, perché tante volte, sai, noi facciamo, sbrighiamo, ma tante volte loro non sanno neanche bene bene come riusciamo a sostenerli, quanto ci diamo da fare per sostenere questa iniziativa. Per cui penso che il rapporto umano, penso che fare gruppo piuttosto che coinvolgere le persone in questo modo ci dia un'alternativa a quello che è l'assemblea generale, dove sai, a parte la gente che viene a partecipare, ma comunque in mezzo alla gente è diverso. Se tu hai un rapporto personale con la persona, si apre di più, si confida di più e magari a volte ti dà anche delle indicazioni, loro stessi ti danno delle idee per portare avanti o delle critiche costruttive che ci servono comunque per portare avanti il nostro lavoro, al di là del lavoro dell'edicolante, il nostro lavoro di sindacato, perché è un lavoro che comunque a quale noi ci crediamo molto. Questa iniziativa ha preso comunque nella categoria una buona. C'è gente che comunque apprezza perché abbiamo già avuto dei riscontri in tutto questo. Comunque crediamo che in un momento come questo l'unico modo per mantenere viva la nostra attività sia fare gruppo, perché se ognuno poi va per i fatti loro difficilmente si riesce a raggiungere un obiettivo comune. Noi siamo lì, continuiamo con la nostra disponibilità a migliorare, a migliorarci, a impegnarci per sostenere la categoria. Massimo, io. Oltre a questo c'è anche la possibilità di magari riuscire a far aderire al nostro sindacato, facendogli capire che il sindacato non è solo una struttura, ma è fatto da persone reali che hanno gli stessi problemi che hanno loro, persone che ci possono dare delle idee nuove per portare avanti questo progetto. Massimo, io non ti ho voluto interrompere perché hai fatto una scheda della situazione che è quasi da incorniciare, cioè hai detto praticamente quello che c'era da dire sugli editori, sui distributori, ma soprattutto sugli anziani di questa categoria che sono completamente demotivati. E tra l'altro questo spiega un po' le difficoltà in cui si sta dibattendo.